Ciao ragazzi, benvenuti da Giovanni Celeste nella mia rubrica Appunti di un Wigmaker italiano. Allora, oggi parleremo di due grandi informazioni, due principali informazioni sul mondo delle fruste. Per questo tipo di video userò non una frusta qualunque, bensì la frusta. Questo modello di frusta, comunemente noto sotto il nome di Bullwhip, non è altro che la frusta, o quantomeno la replica della frusta, utilizzata per la trilogia di Indiana Jones. Questa frusta in particolar modo è stata costruita dal grande David Morgan. David Morgan è stato un importante artigiano che ha costruito tutte le fruste impiegate per la trilogia di Indiana Jones, quindi Predatori dell'Arca Perduta, Tempio Maledetto ed Ultima Crociata. E in qualche modo David Morgan ha contribuito al rilancio della frusta e anche del whipmaking. Questo modello in particolare ha quasi 30 anni. Parleremo sicuramente di come si misurerà una frusta. Su questo argomento c'è un po' di confusione perché ci sono, diciamo, due modi di misurarlo, quello tecnico e quello più ordinario. E andremo a capire le differenze e quando conviene misurarle in un modo e quando in un altro. E poi parleremo anche delle singole parti che compongono la frusta, quindi ogni elemento ha un determinato nome, come questo laccetto avrà un nome, questo pomello avrà un nome e così via. Userò questa bacchettina, non sarò invasivo sul video, quindi vedrete una mano muoversi e questa bacchettina che indicherà le varie parti che compongono il video. Per cui vi aspetto e seguitemi. Ciao! Dunque, la lunghezza di una frusta viene misurata ufficialmente dalla base del pomello per tutta la lunghezza del corpo intrecciato, quindi fino a questo punto qui. Per cui in questo caso questa frusta è lunga 10 piedi. Ricordiamo che 10 piedi corrispondono circa a 3 metri, poiché un piede è poco più di 30 centimetri. E solitamente fuori dall'Italia, quando si parla di fruste, si usa definirle e misurarle in piedi anziché in centimetri. Quindi avremo fruste da 5 piedi, quindi 3x5, 15, un metro e mezzo, e così via. In realtà, perché quando si misura una frusta non la si misura mai per tutta la lunghezza, cioè fino a questo fiocco? Probabilmente è un tipo di consuetudine data dal vero costo del prodotto, poiché ciò che in realtà incide sul costo finale della frusta non è altro che tutta la lavorazione che c'è per la lunghezza del corpo intrecciato. Sicuramente non sarà questo laccio di cuoio chiamato fall e questo sferzino chiamato cracker, non saranno questi i parametri che incideranno sul costo finale. Quindi, solitamente questo è il modo ufficiale con cui si misurano le fruste. E perché specifico questo dato? Perché spesso mi arrivano delle email in cui magari il cliente ti chiede una frusta da 1,80 m. Ora, 1,80 m sarebbe l'equivalente di 6 piedi, per cui se io dovessi consegnare al cliente finale una frusta da 1,80 m, il cliente finale riceverebbe non solo una frusta lunga 1,80 m fino al corpo intrecciato, ma anche tutta quest'altra parte, e quindi andrebbe ben oltre alla sua richiesta preferita. Quindi un consiglio: è sempre meglio capire se il cliente richiede una lunghezza totale, cioè che parta da questa base e finisca su questo fiocco, oppure se si riferisce alla lunghezza, diciamo, da whipmaker, che calcola soltanto la base di partenza e il corpo intrecciato. Allora, ora vi parlerò delle singole parti che comporranno la frusta, dei vari nomi. Dunque, questo laccetto si chiama wrist loop, cioè laccetto da polso. In realtà, consiglio utile, non conviene mai impugnare la frusta in questo modo, facendo passare la mano attraverso il polso, perché questo andrebbe a complicare il movimento. Questo laccetto ha una funzione tipicamente ornamentale, perché in questo caso il whipmaker potrebbe intrecciarlo in più strisce, in strisce colorate, oppure fare questo intreccio con una striscia a sezione tonda o piatta, come in questo caso, un po' più larga. Insomma, si può sbizzarrire. Per cui ha una funzione prettamente decorativa, oppure pratica per poter appendere la frusta a un chiodo, o in questo caso ha una funzione iconografica, poiché sappiamo che è uno degli elementi che contraddistingue il modello della frusta di Indiana Jones. Questa invece, quest'area, è il manico. In quest'area del manico ci sono due nomi, heel knot e ring knot. L'heel knot sarebbe il pomello, cioè la parte che solitamente si impugna quando si usa una frusta. L'impugnatura corretta
prevede che il pomello stia all'interno della mano. Quindi la frusta non si impugnerà con una spada da questo lato, perché avremo una leva minore, ma con la mano che impugna il pomello. Per cui in realtà la mano sostiene il pomello, non va sul manico. Il pomello sicuramente ha una funzione non solo decorativa, ma una funzione pratica, perché permette una facile ed ergonomica impugnatura, ma anche una funzione di bilanciamento, poiché all'interno di questo pomello solitamente c'è una prima base di piombo che servirà a bilanciare tutto il peso della frusta per evitare un affaticamento maggiore del polso. Il whip maker può dare anche delle forme differenti. In questo caso la forma molto bombata è tipica di questo modello, ma nulla toglie che si possa fare più stretto, più corto, più cilindrico, più ovale. Insomma, si possono creare tutta una serie di forme e disegnare tutta una serie di pattern di intrecci. Poi abbiamo appunto il manico, che è la parte rigida della frusta. In questo caso il modello in questione è una bullwhip, per cui la bullwhip ha la caratteristica di avere un manico rigido e poi un corpo flessibile. E questo piccolo nodo, che abbiamo detto che chiamarsi ring knot, serve in parte per spezzare l'elemento differente di intreccio. Come vediamo, in questo caso l'area del manico è intrecciata seguendo un pattern chiamato diamond pattern, ossia un pattern che crea tutta una serie di rombi. E la funzione del ring knot è prettamente decorativa e serve in qualche modo ad intervallare il cambio di pattern che c'è tra il manico e la parte flessibile. Poi abbiamo la parte flessibile della frusta, chiamata body come corpo oppure tongue. E infine avremo questa lingua di cuoio stondata, molto affusolata, chiamata foil, e questo sferzino di nylon o di altri materiali sintetici chiamato cracker. Qual è la funzione del foil? La funzione del foil è quella di essere una sorta di ponte, di trade union, tra la fine del corpo intrecciato e questo sferzino chiamato cracker. E perché è rastremato? Sicuramente è rastremato per garantire e aiutare la frusta ad avere una maggiore aerodinamica, quindi una minore resistenza all'aria, ma soprattutto la sua rastremazione è molto significativa poiché tende ad iniziare con la stessa larghezza finale del corpo intrecciato e si rastrema per tutta la sua lunghezza fino quasi a raggiungere idealmente la larghezza di questo cordino nero, cioè del cracker. La sua funzione è quella di trasferire tutta l'energia della frusta su questo sferzino affinché poi la frusta schiocchi. Per tutti coloro i quali non fossero informati, una frusta schiocca proprio perché questo elemento supera la barriera del suono. Quindi ciò che produce lo schiocco, in realtà ciò che noi otteniamo è una sorta di boom sonico. Grazie per avermi seguito, per cui vi raccomando un bel pollice e sottoscrivete la pagina. Il prossimo video affronterà lo stesso argomento, ma parleremo di un altro modello. Andremo a parlare della stock whip, quindi comincerò ad accennarvi alcune curiosità relative a questo modello e anche in questo caso parleremo sempre di misurazione della frusta, perché ci saranno criteri e parametri leggermente differenti e anche andremo a nominare le singole parti che compongono la frusta. Alla prossima, ciao!